Il Salmo 118 prosegue con la sua lenta e armonica insistenza nel lodare il Signore, nel rendergli grazie per la parola di salvezza che ha rivolto al suo popolo. Le 22 strofe di cui si compone celebrano la parola di Dio ed esprimono la fedeltà dello scriba che con diligenza tesse l'elogio della parola ed esprime il desiderio profondo di scegliere di stare con il Signore. L'ottava strofa inizia al versetto 57 e, come tutte le altre, comprende 8 versi, ciascuno dei quali inizia con parole che hanno in principio la stessa consonante ebraica, la chet, ottava lettera dell'alfabeto. E la prima parola di questa strofa, chelki, significa la mia parte e dà il tono all'intera strofa. La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. È una scelta importante che il Levita fa, riconoscendo che non ha avuto parte con i suoi fratelli nella divisione della terra, perché la parte del Levita è il Signore. E allora l'orante si sente come colui che ha ricevuto il Signore come propria eredità e sceglie di stare dalla sua parte e di vivere quella ricchezza che gli è stata donata. Mette poi di seguito alcuni verbi che iniziano con la stessa consonante e tratteggiano il proprio atteggiamento di chi ha scelto di stare dalla parte del Signore. Ho implorato il tuo volto con tutto il cuore. Ho esaminato le mie vie per rivolgere i miei piedi verso i tuoi insegnamenti. Mi affretto e non voglio tardare. Mi affretto a osservare i tuoi comandi, o Signore. C'è poi un termine negativo che inizia con la consonante chet, lacci. Sono i vincoli dei malvagi che mi hanno preso, come se fossi caduto in una trappola. Ci sono dei legami pericolosi, delle catene che possono bloccare la mia vita, ma io non dimentico la tua legge. A metà della notte mi alzo per renderti lode. Sono amico di quelli che hanno il tuo timore. E l'ultimo versetto della strofa inizia con una parola importantissima della tradizione biblica, Chesed. È la misericordia, è il grande amore del Signore che riempie la terra intera. Partendo proprio da questa idea che la parte mia è il Signore e il Signore è la misericordia che riempie il mondo, io gli chiedo, insegnami i tuoi decreti. La nona strofa è caratterizzata dalla nona lettera dell'alfabeto ebraico, la tet. E la parola più comune che inizia con questa consonante è il concetto di bene. Tov, che è anche l'aggettivo buono. E quindi con insistenza gli 8 versetti di questa strofa iniziano richiamando il tema della bontà. Bene hai fatto al tuo servo, Signore. È la tua parola che è cosa buona e proprio in coerenza con la tua rivelazione,
tu a me hai fatto il bene. Bontà, senno e conoscenza insegnami, Signore. Prima di essere umiliato andavo errando, ma adesso osservo la tua parola. Buono tu sei e fai il bene. Questo versetto 68 è una sintesi mirabile che riconosce la bontà di Dio e la bellezza della sua azione. Tutto quello che sei, che dici e che fai è bontà. E allora il desiderio profondo che mi nasce dal cuore è: insegnami i tuoi decreti. Insegnami a conoscere, ad apprezzare e a vivere quel bene che tu sei e che fai. Mi hanno coperto di menzogne gli orgogliosi, ma io non cedo ai loro inganni. Custodisco i tuoi precetti con tutto il cuore. Insensibile come il grasso, torpido è il loro cuore. Io invece trovo la delizia nei tuoi comandi. Bene per me se sono stato umiliato. Espressione terribile e molto seria. L'orante, in questo caso, ha maturato la consapevolezza che l'umiliazione che mi è capitata mi ha fatto bene. Anche dalla situazione negativa posso ricavare un bene. Ho imparato a osservare i tuoi decreti. È un bene che io sia stato umiliato. È la radice che dà il nome agli Anawim. Non sono semplicemente i poveri, ma sono coloro che vengono schiacciati, umiliati, mortificati dalla società. E l'orante è uno di questi poveri che riconosce: bene per me è la legge della tua bocca. Più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. La tua legge, Signore, è un bene per me. La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Con tutto il cuore ho placato il tuo volto. Abbi pietà di me, secondo la tua promessa. Ho esaminato le mie vie. Ho rivolto i miei piedi verso i tuoi insegnamenti. Mi affretto e non voglio tardare a osservare i tuoi comandi. I lacci dei malvagi mi hanno avvolto. Non ho dimenticato la tua legge. Nel cuore della notte mi alzo a renderti grazie per i tuoi giusti giudizi. Sono amico di coloro che ti temono e osservano i tuoi precetti. Del tuo amore, Signore, è piena la terra. Insegnami i tuoi decreti. Hai fatto del bene al tuo servo secondo la tua parola, Signore. Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Prima di essere umiliato, andavo errando, ma ora osservo la tua promessa. Tu sei buono e fai il bene. Insegnami i tuoi decreti. Gli orgogliosi mi hanno coperto di menzogne, ma io, con tutto il cuore, custodisco i tuoi precetti. Insensibile come il grasso è il loro cuore. Nella tua legge io trovo la mia delizia. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari i tuoi decreti. Bene per me è la legge della tua bocca. Più di 1000 pezzi d'oro e d'argento